Hai capito cosa hai combinato sul Mortirolo, Giulio? Sì, diciamo che era stata una giornata magica per me, a bottino pieno per i punti, per il GPM, per la vittoria di tappa, soprattutto nella tappa che volevo, che più desideravo, e penso sia stato più che un sogno. E devo ancora un po' realizzare questo, però sono contento. Oggi è stata un'altra giornata dura, ho fatto tanta fatica oggi, ma adesso pian piano si smaltisce un po' questa sbornia di vittoria e poi si torna alla normalità. Hai vinto la tappa che dicevi da tanti mesi, ne parlavamo spesso, Giulio. Hai la maglia blu saldamente sulle spalle, è un giro perfetto per te? Sì, tutti gli obiettivi che mi ero prefissato praticamente stanno arrivando. L'obiettivo principale era quello di tornare alla vittoria e ci sono riuscito. Poi sta arrivando la maglia azzurra, che non è ancora sicuro, però non so, devo ancora fare i calcoli, magari domani già matematicamente può essere fattibile. E niente, dai, sono contento di questo giro, penso che non potevo chiedere di meglio. Ti chiedo l'ultima cosa, ti chiedo Giulio, stai ottenendo tantissimo, dedicato a chi questo giro? Ma sicuramente un grande pensiero va sempre alla mia famiglia che davvero mi sopporta sia nei momenti belli che nei momenti brutti, anche gli amici, perché è brutto da dire, però sai, tante volte le cose non vanno per il meglio, sono più le volte che vanno male. E in quei momenti è importante avere tante persone vicine che ti sostengono, e io ce le ho, e quindi quando le cose vanno bene, come ieri, che è stata una giornata magica, voglio dedicarla a loro. Proprio l'ultima, Giulio, tu avevi detto tappa del Gavi e Mortirolo e l'hai centrata. Adesso un obiettivo per il finale di stagione, dove ti piacerebbe vincere? No, adesso finiamo questo giro. Poi sicuramente in programma rientrerò, credo quasi sicuramente, al campionato italiano, che è un altro mio sogno, indossare la maglia tricolore. Non so se è adattissimo a me il circuito, però può essere un altro obiettivo, e poi vedremo qualche altra sorpresa che ci regalerà la squadra.